Radio Strategy. Strategie e novità per editori radiofonici. Radio Strategy, nuovo appuntamento con noi, Roberto Uggeri. Ciao Roberto. Ciao, un piacere essere vostro ospite. Lo ricorderete sicuramente per RTL 102.5. Quanti anni sei stato? 15, dal 2000 al 2015. E quindi dal 2015 al 2018, 2016, 2018. Sì, Radio Bruno. Sì, a Radio Bruno. Domanda a bruciapelo, ma sì, è proprio così importante e urgente per fare questo mestiere entrare in un grande network oppure lavorare in una radio locale dà soddisfazione allo stesso modo o forse di più? Non è mai importante il dove, è importante il come lo fai. Questa è la cosa fondamentale secondo me, perché è ovvio che tutti hanno il desiderio di esprimersi a grandi livelli e i network offrono questa possibilità, ma tanto va detto che io ho lasciato RTL 102.5 dove ho passato 15 anni stupendi per un'altra realtà altrettanto importante e ben strutturata come Radio Bruno, quindi non è che abbia fatto proprio un salto nel vuoto. Certo. Come ripeto, secondo me non è assolutamente necessario per forza arrivare al network, se ci arrivi meglio, intanto devi fare tutto per gradi. Io ho fatto tanti anni di gavetta nelle radio piccole, microscopiche di paese, anzi neanche di quartiere, di condominio proprio, e farsi trovare pronti al momento giusto quando poi arriva la chiamata più importante. Ma è stato tutto per gradi, perché a 24 anni ho firmato il primo vero contratto, ho cominciato a 16, quindi 8 anni di gavetta pura. Mi ritrovo poi, con l'età anche, con il percorso. A 24 anni ho firmato per Gamma Radio, poi sono passato al circuito Marconi e nel 2000, quando avevo 34 anni, sono passato a RTL Milano, che era il progetto locale di RTL, sono passato alla TV, i Channel e poi al network, facendo di tutto, dai notiziari alle voci fuori campo, l'esterna, i personaggi, il conduttore, l'infotainment, tutto quel che si poteva fare. Un difetto a bruciapelo o un paio di difetti del network e un pregio della radio locale, così io oggi vado, non dico mai contro nessuno, però no, voglio far vedere certo anche il lato positivo di chi non arriva al network e che rimane con questa, sai, questo sogno irrealizzato. Allora, senza dubbio in una radio più piccola, come in una città più piccola, c'è una dimensione più umana. Si possono approfondire quelli che sono i rapporti appunto umani tra colleghi, cosa che magari per tanti motivi ci si, non dico perde un po' di vista, però in una grande macchina, come in una grande azienda, no? Tu arrivi, non dico che sei un numero, ma quasi, timbri il cartellino, vai in onda, fai il tuo mestiere, vieni via. In una radio locale ci si frequenta un po' di più. Sì. Poi è vero che si è comunque tutti amici, l'occasione Radio City Milano lo dimostra, perché sei qui, vedi tanta gente che non vedevi più da tanto tempo, ci si abbraccia, è comunque un'unica grande squadra e i rapporti umani si instaurano sempre. Però in una radio locale c'è questa dimensione, come si dice, della città, no? Qui si sta meglio perché è una cittadina di provincia. Certo. Una dimensione più umana, questo mi sento di dire. Okay. Sì. Grazie Roberto. Allora, grazie a voi. Ti sentiamo su Radio Bruno. Volentieri. Va sì, bene. sì, grazie. Ciao. Un abbraccio, ciao. Radio Strategy. Strategie e novità per editori radiofonici.